Io sono Andrea Chiappetta, sono il direttore dell'Istituto Europeo Servizi, una società nata nel 1991 che si occupa di innovazione tecnologica. In merito all'utilizzo del cloud computing, la nostra azienda non solo utilizza questi servizi, ma elabora o presenta in sede anche comunitaria sistemi, progetti ed algoritmi per implementarne l'efficacia e l'utilizzo. Il cloud computing, che noi conosciamo, appunto il sistema software as a service, platform as a service, infrastructure as a service, dove sostanzialmente consente al fruitore di questo strumento delle modalità per soddisfare le esigenze che poi possono essere proprio quelle delle imprese, che sono quindi la condivisione in mobilità dei dati, la possibilità di modificarli, la possibilità di personalizzare queste piattaforme con delle API rivolte direttamente in base alle esigenze sia aziendali che del cliente utilizzatore, e possiamo dire che ci sono sicuramente dei benefici concreti, quelli che possono consentire un concetto quindi come lo smart working, il lavoro in mobilità, l'essere connessi ovunque, non avere più problemi di documentazione cartacea o contenere dei file esclusivamente su un PC, ma oggi il cloud consente appunto quello di avere con sé questo, diciamo, grande archivio che non ha nessun peso in termini di chilogrammi, per intenderci, ma è tutto contenuto all'interno di un semplice smartphone, dove da dovunque noi siamo possiamo modificare, leggere, condividere la documentazione all'interno di esso contenuta. Chiaramente tutto questo come azienda di servizi con vocazione tecnologica analizziamo anche eventuali problemi sia in termini di utilizzo ma anche in termini di sicurezza. È importante chiarire che il patrimonio informativo da sempre prima considerato come un elemento che sostanzialmente tenevamo prima in cartaceo, poi negli archivi fisici, successivamente nei computer, nei server aziendali. Tutto questo chiaramente è migrato in maniera fortemente decisa in tutto ciò che oggi è conosciuto come nuvola. In termini europei possiamo dire che questo tipo di servizio rientra a pieno, è il cuore del Digital Single Market europeo, ma che ovviamente non ha estensioni, perché quando parliamo di mondo virtuale, tutto questo è applicabile senza nessun tipo di limite né tipo di confine nazionale, proprio perché è un sistema aperto e ci occorre semplicemente una connessione ad internet. Problemi sull'utilizzo? Dobbiamo considerare alcuni aspetti. Un problema può essere legato sicuramente alla mancata conoscenza dell'operatore. Intendo quindi di quelle figure professionali all'interno delle aziende che magari hanno meno dimestichezza con gli strumenti informatici. Questo è un problema superabile, non è un problema che richiede diciamo, grandi ore di formazione, ma fortunatamente il sistema è tutto molto intuitivo. Oggi ci sono strumenti molto semplici che vengono appunto installati sui propri device, inserite delle password e sei già presente nella rete, il tuo archivio, il tuo repositorio online privato. Grandi problemi di carattere quindi di storage non ce ne sono, perché tutti i sistemi oggi offrono già una grande base, un grande quantitativo di spazio a titolo gratuito. Qualora fosse necessario, quindi parliamo di aziende magari un po' più strutturate, con un piccolo canone è possibile avere degli strumenti e dei repositori molto molto più grandi, arriviamo anche a più di un terabyte per intenderci. Sono, penso, milioni di megabyte che difficilmente, perlomeno, la vita di ognuno di noi riesce a produrre in termini di dati. E, chiaramente per le aziende magari questo è diverso, perché probabilmente molte ci arrivano. E, qualcosa sulla sicurezza è opportuno spenderlo, perché proprio in questo contesto la nostra società ha studiato e continua a studiare il concetto di security as a service, quindi orientando principalmente i nostri ricerche e studi alla protezione delle informazioni aziendali. Informazioni e protezione aziendale che appunto se messe in rete non è un caso sporadico, ultimamente, proprio di recente, il più grande storage che conosciamo, che è Dropbox, è stato violato da degli hacker che hanno messo in rete
oltre 66, 63, 33, diciamo oltre 60 milioni di account e password di utenti che appunto hanno storato online in cloud tutte le loro informazioni, sia personali che aziendali. Questo è un tema molto rilevante, un tema che dà preoccupazione, è un tema che deve essere anche risolto. In questo contesto sono tanti i soggetti che stanno applicandosi nello studio. In ambito comunitario di recente è stata applicata, anzi è stata proprio emanata la direttiva NIS proprio per la sicurezza dei dispositivi in rete, in particolar modo ovviamente per i servizi di pubblica utilità o comunque sia di gestori di quei strumenti che hanno un interesse collettivo, quindi parliamo di energia, di trasporti, di banche e anche semplicemente, anzi più opportunamente, di Stato. Gli Stati in questo contesto il cloud lo hanno cominciato a utilizzare e dati evidenziano che l'utilizzo e la migrazione in cloud di dispositivi è sempre maggiore. Quello che noi oggi dobbiamo tenere in considerazione è il tema della sicurezza, un tema che non può più essere sottovalutato, dove minacce, vulnerabilità sono all'ordine del giorno. Pensiamo che il nostro paese è tra i primi 5 paesi oggetto di attacco dal punto di vista informatico delle comunità hacker, piuttosto che di soggetti malintenzionati volti a acquisire i nostri dati sensibili. È proprio su questo tema che a nostro avviso si dovrà lavorare nei prossimi anni, perché è indubbio che il mondo dell'internet delle cose, come del cloud, come l'utilizzo di device sarà sempre maggiore. Guardiamo adesso con lo SPID introdotto di recente a livello nazionale, che consentirà di avere un'identità digitale e gestire tutti questi servizi che poi sono appunto in cloud. In questo contesto mi sento di suggerire sia al mondo, diciamo, delle industrie, ma anche ai mondi istituzionali, la necessità di creare sempre più sinergie pubblico-privato per andare a analizzare in dettaglio questi tipi di dinamiche, queste problematicità che devono essere risolte, condivise, e creare delle best practices e degli standard volti a dare maggiore sicurezza all'end user finale. Su questi termini noi ci stiamo impegnando, su questo argomento stiamo dedicando tantissime risorse, sono diversi giovani coinvolti in questa attività che stanno dando il loro contributo con un ruolo fondamentale, che è quello della scrittura di codice e quindi di anche analisi di codici di altri programmi per verificare se questi siano compliance o abbiano dei bug che devono essere fissati. In sostanza, quindi, in conclusione possiamo dire che il cloud è una grandissima risorsa, è un'evoluzione di un internet che conoscevamo come semplice portale sul mondo che ci faceva vedere delle cose. Oggi questo portale sul mondo continua a crescere nei suoi servizi, tra cui quello di consentirci di storare online la nostra vita sia personale che aziendale. I dati parlano chiaro, sono tante le opportunità di crescita e l'impiego che ne verrà fatto nei prossimi anni. Cerchiamo di rispondere a questa sfida puntando sulla sicurezza. Grazie.